Ciao a tutti e bentornati. Eccoci con i prodotti finiti di tutto il mese di ottobre. Allora, primo prodotto finito è questo bagno schiuma della Ecos. Non mi soffermo, lo prendo per il piccolino, lo trovo buono, fa poca schiuma, è stradelicato e non secca i capelli. Io li vario spesso in base alle varie offerte che ci sono, cambio. Poi, secondo bagno schiuma sempre per il piccolo, è questo qui della Sienne che mi ha sorpreso molto, questo qui della linea Bindi. A parte il profumo che è davvero buono, mi è piaciuto perché anche il, adesso non lo vedete perché poi il bambino ci giocava e quindi ho tolto la parte di sopra comunque al suo dosatore che vi permette di dosare perfettamente la quantità di bagno schiuma che volete utilizzare. Mi è piaciuto, non ha seccato la pelle al piccolo. Ecco, l'unica cosa è che magari se avete i bimbi da piccoli piccoli, neonati, non ve lo consiglio perché all'interno c'è del profumo. E quindi quando sono piccoli è sempre sconsigliato, però mi è piaciuto un sacco e l'ho già riacquistato perché il rapporto qualità-prezzo è davvero buono. Poi ho terminato questa maschera della Algacel che mi aveva inviato tempo fa l'azienda, la maschera viso addolcente a base di argilla viola del Brasile, olio di jojoba e vitamine. Allora, ha una consistenza un po' particolare perché a differenza delle altre maschere o delle classiche maschere all'argilla è molto molto liquida. Forse mi è piaciuta perché non mi andava assolutamente a seccare la pelle, era veloce sia ad applicare che poi ad andare a rimuovere e comunque quando poi toglievo la rimuovevo non sentivo la pelle secca, perché comunque con le maschere all'argilla c'è sempre da fare un pochino d'attenzione se avete comunque anche la pelle secca. Mi è piaciuta, trovo anche comodo questa confezione con l'applicatore perché vi permette di non buttare e non sprecare il prodotto. Qua ci sono scritti 3 dosi, ma io non so quante ne ho fatte molte di più, secondo me una decina tutte. Ho visto che li rivendono da acqua e sapone, i prezzi non sono altissimi. Poi ho terminato questo shampoo della L'Oreal all'argilla straordinaria, mi è piaciuto abbastanza perché comunque mi teneva i capelli abbastanza puliti. Non ho ancora trovato uno shampoo per cui ho perso la testa e per cui mi sono innamorata. Questo in generale mi è piaciuto, quindi magari lo riacquisterò e cerco di variarli spesso. Poi altri bagno schiuma finiti, ho finito questo qui della Felce Azzurra, buonissimo, è alla lavanda e al miele. La lavanda si sente poco e nel senso per me è una cosa positiva perché a me non piace la lavanda, quindi ho un po' rischiato quando l'ho acquistato. Si sente proprio un leggerissimo profumo di lavanda, si sente più il profumo di miele, mi è piaciuto davvero molto. È buono, buono, buono. Poi ho finito il bagno schiuma, questo qui della Dove al talco, il classico che a me piacciono, io li vario spesso in base alle offerte che trovo. Ho terminato questo deodorante della Dove, li sto variando un po' i deodoranti perché ho avuto un po' di problemi alla pelle, anche se adesso la situazione è migliorata. Non penso che lo riacquisterò perché non mi durava tutto il giorno, quindi non credo che lo riacquisterò. Ho terminato il mio amato profumo dell'Erbolario, questo al papavero soave, io lo amo, sarà il terzo o il quarto che ricompro e mi piace perché comunque non è un classico profumo che è forte, perché a volte a me capita con i profumi che mi danno mal di testa, questo lo ho riacquistato negli anni, adesso magari aspetto perché ho delle acque profumate da terminare, ho dei campioncini di profumo, quindi magari aspetterò, però è uno dei profumi che amo di più. Poi ho terminato come sempre il gel d'aloe dell'Omnia, io lo utilizzo principalmente per i capelli e a me piace, lo utilizzo quotidianamente, è un prodotto che acquisto sempre. Poi ho terminato questo siero all'acido ialuronico di Elisa Vecca che mi aveva inviato tempo fa, mi è piaciuto un sacco, l'ho utilizzato tutto il periodo estivo come base trucco, senza crema, utilizzavo solo questo. Qui c'è scritto che ha il 97% di acido ialuronico, è un prodotto simile a quello di Elan che vi avevo mostrato qualche tempo fa, magari gli inci non sono simili, però è un prodotto che mi è piaciuto davvero tanto, poi confezionato
super carina, l'ho utilizzato volentieri. Ho terminato questo latte detergente della Jouer, campioncino che mi ha gentilmente dato la CRI della parafarmacia. Mi è piaciuto molto, a differenza di altri latte e detergenti che ho provato finora, questo mi è piaciuto perché sembrava quasi una crema, era molto piacevole sul viso. Io solitamente il latte detergente non lo utilizzo per struccarmi, ma lo utilizzo come step finale o come step iniziale prima della skincare. La sera lo utilizzo a fine struccaggio, quindi mi strucco, detergo il viso, poi quando il viso è pulito, passo il detergente, lo massaggio, bagno il dischetto o con un'acqua tonica o con un'acqua termale. In questo caso sto utilizzando quella della Jouer, che mi sta piacendo anche quella, e poi passo il dischetto e quindi vedo poi se sono rimaste. Se è rimasto qualcosa di make-up sul viso. Nel caso in cui invece lo utilizzo la mattina, sciacquo il viso, lo detergo, poi massaggio il latte detergente, rimuovo il latte detergente col dischetto imbevuto di acqua termale o tonico e poi vado con crema, con siero, crema e contorno occhi. Io mi trovo bene così ad utilizzare il latte detergente, non come struccante, perché trovo che poi la pelle rimanga bella morbida e compatta. Però mi è piaciuto, quindi magari più in là lo riacquisterò. Poi ho terminato questo detergente delicato mani viso del piccolo, lo utilizzo, lo metto nel lavandino principalmente per lavargli appunto le mani e il viso. Mi piace perché comunque è delicato. Attenzione alle quantità, perché ho notato che se si eccede leggermente con le quantità tende leggermente a seccare il viso, quindi c'è da fare un po' di attenzione. Questo mese ho terminato un sacco di detergenti del bambino, poi ho terminato anche questo detergente sempre della Natura Verde, corpo e capelli, anche con questo mi trovo bene, hanno un profumo proprio da bambino, a me piacciono, li vario in base poi, come vi dicevo prima, alle offerte che ci sono. Poi, eccolo qui, ho terminato il siero della Elan. Mi ha rubato il cuore questo prodotto perché comunque mi andava ad idratare la pelle senza appesantirla. Secondo me è un siero, non so se ve l'ho detto, quello all'acido ialuronico. Secondo me è un prodotto che può essere utilizzato soprattutto nei periodi più caldi o se magari avete una pelle particolarmente grassa. Sulla mia pelle, posso utilizzarlo tranquillamente anche d'inverno, associato, abbinato ad una crema. Ma mi è piaciuto da impazzire. Sarà un prodotto che magari l'anno prossimo riacquisterò, o comunque una tipologia di prodotto. Questo qui mi era stato gentilmente inviato dall'azienda, che ringrazio perché comunque non ho mai provato prodotti Elan. Quindi, quando poi dovrò magari acquistare dei prodotti, ci farò un bel pensierino. Poi ho terminato quest'altro campioncino della Jouer, che questa è la crema molto ricca nutriente. Io l'ho vuotato e l'ho messo in una piccola jar in modo da poterlo utilizzare bene. Mi è piaciuta da morire. È una crema molto idratante, ma nonostante il fatto sia molto idratante, si massaggia e si assorbe in pochissimo tempo sulla pelle. Dopo essere stata all'evento della Jouer presso la parafarmacia, ho scoperto che esistono varie tipologie di creme di questo marchio, e ogni tipologia di crema utilizza fiori diversi, lo vedete appunto dalle confezioni. È una cosa molto carina e esistono diverse appunto creme in base alla pelle, c'è sia il siero, c'è la crema da abbinare, ci sono i contorni occhi, ci sono diversi prodotti di questo marchio che secondo me sono molto molto carini e si rifanno un po' alla skincare coreana. Mi stanno piacendo e magari più in là qualche crema l'acquisterò. Poi ho terminato questi dischetti della Quando È, ma sì, li prendo, non sono il massimo, però per il prezzo che hanno vanno bene. Io li sto utilizzando principalmente per il tonico, perché per struccarmi sto utilizzando il panno e sto utilizzando la spugna di Le Cose della Natura. Poi ho
terminato questa maschera capelli dell'Omi all'olio di macadamia. Io questa la amo, l'acquisto, la riacquisto e la riacquisto. È un periodo in cui ho i capelli abbastanza secchi, quindi sto cercando di fare maschere su maschere. Questa è fantastica e la utilizzo sia come maschera, però una maschera veloce, sia proprio come balsamo. Mi districa i capelli in pochissimo tempo e mi piace, sia per la profumazione, sia per l'effetto che comunque di morbidezza e di nutrimento che dà ai capelli. Ho terminato questo balsamo labbra biologico all'olio di argan dei provenzali. Non mi ha fatto impazzire. Allora, quello al burro di karité, quello lo riacquisto sempre perché è uno dei pochi balsami labbra che mi idrata un sacco le labbra e fa sì che le mie labbra non siano più secche, da comunque balsamo labbra da portarsi in giro ed applicare in giro. Questo ho provato a prenderlo, ma non mi ha idratato le labbra come l'altro, sempre della stessa linea, quindi non penso che lo riacquisterò. E basta, allora questi sono tutti i prodotti terminati del mese di ottobre. Io spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere magari qui sotto nei commenti se ci sono dei prodotti che avete utilizzato anche voi. A me fa sempre piacere leggere i commenti. E niente, vi saluto e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!